Buon pomeriggio! Salve a tutti! Buon pomeriggio! Come va? Oggi è una bella giornata di sole, anche se agosto abbiamo avuto brutto tempo. Ciao Manuela! Salve, la mia collega oggi mi ha tradito. Ciao Katia! Ciao Morena! Salve! Allora, attendiamo un attimino, cosa prepariamo oggi di buono? Allora, solitamente, ok, vado palmuzza? Che dici? Ciao Graziella, tutte che mi guardano oggi, oddio, mi emoziono. Ciao Anna, buon pomeriggio a tutti. Ciao Assunta, direi che possiamo iniziare, dai. Allora, mi presento, per chi non mi conosce, sono Carmela Cersosimo, lavoro da 7-8 anni in questa azienda, e niente, oggi vi volevo presentare, solitamente facciamo se di solito, poi vabbè, con Magic Cooker possiamo fare di tutto se lo sappiamo, no? E quindi con piacere realizziamo tantissime cose. E portiamo all'attenzione un fattore molto importante che, insomma, per la vita che stiamo vivendo e quello che sta succedendo con tutti questi aumenti. Con Magic Cooker noi riusciamo a risparmiare veramente un sacco, ragazzi. Quindi noi andiamo a fare una frittura, oltre a risparmiare il gas perché è velocissimo, risparmiamo anche l'olio che ha dei rincari insomma, non, notevoli. Per esempio la pasta cuoce a basse temperature, quindi la fiamma bassa, vuol dire che c'è il Magic Cooker, ci aiuta tantissimo. Ma una cosa importante che oggi volevo portare all'attenzione di tutti, anche se magari i vecchi clienti già lo sanno, ma io oggi volevo, soprattutto anche per i nuovi, proprio fare un dolce in pentola, no? Ma senza utilizzare il forno, cioè vi farò vedere come, cioè adesso lo realizziamo insieme, però noi sappiamo che Magic Cooker con il suo processo di costante riciclo dell'aria riesce a cucinare i cibi velocemente e così anche un tortino, adesso lo facciamo in questa meravigliosa pentola che è la nostra offerta della settimana, che sarebbe la Perfetta 20 con il coperchio 21, che si può acquistare a un prezzo piccolissimo di 49,90 euro con i suoi due ricettari molto pregiati, dove c'è i dolci e le ricette di Marco, nonché il nostro presidente. Questa pentola perfetta è una linea eccezionale, una pentola forgiata per favorire la distribuzione del calore, ha i manici antiscivolo, è vestita in polvere di minerale, è una pentola che non ha cadmio, è una pentola ecologica, non ha nickel, quindi per gli allergici è antiaderente e ha il fondo a induzione e può andare anche sul gas normale, infatti io la uso sul fornello normale del gas, no? Però va anche per induzione. Con il suo coperchio 21, questa è la promozione di oggi. Noi qui dentro diciamo, ma è pazza questa, va a fare una dolce in pentola, sì. Un dolce in pentola in pochissimo tempo, cioè 20 minuti più o meno, io faccio una ricetta di due uova, magari una ciambella normale dove la porto a due uova, la divido, faccio la metà dose, ma a fiamma bassissima, cioè quindi cioè non è che vado a utilizzare una fiamma alta come il forno, per esempio, l'altra volta non mi è capitato, dovevo fare le cozze gratinate, vi dico la verità, ho acceso il forno dopo tantissimi anni che non lo accendevo. Ci credete che queste cozze erano mezz'ora? Quando mi sono accostate, il giorno dopo mi erano rimaste, le ho fatte in padella. 5 minuti, le cozze erano super gratinate. Mio figlio mi ha detto: mamma, sono proprio morbide in questo modo, fanno sempre così il forno, teniamolo veramente solamente per dispensa. Stop, visto che c'è, almeno lo teniamo per dispensa, va bene? Quindi andiamo a realizzare la nostra torta. Io oggi farò una torta di pan di stelle. Facciamo una torta diversa, si fanno una torta alle mandorle, una torta al limone, alle pere, alle mele, con la marmellata, noi facciamo una torta per i bambini. Ed è pure comodo farla in questa meravigliosa pentola perché noi
Io, per esempio, come a casa mia, no? C'ho la piccola che gli piace la torta al cioccolato, all'altro gli piace la torta, per esempio, pan di stelle proprio, no? Oppure la torta al limone. Quindi uno può realizzare tantissime torte in poco tempo, cioè pure due in 20 minuti con due pendole, che poi qualsiasi pendola la fa. Noi oggi innalziamo la nostra perfetta 20, va bene? Quindi andiamo a fare la nostra ricetta. Allora, io metto due uova. Se qualcuno vuole dire qualcosa, fatemi qualche domanda, tanto ci sono le mie colleghe, se no non vedo io che rispondono. E si può, come si dice, si può, io la faccio direttamente a mano, giustamente con un rondino, e poi vi porto tutta la ricetta, ok? Io metto due uova, un 70-80 grammi di zucchero, 70-80 grammi di zucchero, e metto tutti i liquidi prima. Vado a mettere l'olio, battete energicamente, mettiamo, non mi ricordo se 75 grammi di olio più o meno, vabbè, poi ve la posto comunque, anzi me la sono messa pure qui, ho fatto pure la lista al lato perché non me la ricordo bene. Allora, mettiamo il latte, pure un 75 ml mi pare, perché è mezza dose. Nel latte, uova, zucchero, latte, realizziamo questa ciambella pan di stelle. Sto vedendo se c'è qualcosa da... se no poi mi avvicino lì. Ok, questa ciambella pan di stelle... oltre alla farina ho sbriciolato i biscotti proprio pan di stelle praticamente, no? Quindi li vado a mettere, cioè dovrei mettere 150 grammi di farina, no? In questa dose io faccio metà dose farina e metà biscotti, va bene? E già ho fatto. Aspettate che mi aiuto con un... ecco qua, si sbriciolano praticamente i biscotti e lì gli diamo una giratina. Fai una controlla se c'è qualcosa, perché oggi sono proprio sola, mi hanno lasciato sola questi monelli. Rossella, ciao, facciamo la ciambella, dai, che tu ce l'hai la pendola. Ok, adesso mettiamo la farina. Ciao Maria Giuseppina. Mettiamo la farina, che pure sono, ve l'ho detto, là. Poi vi posto tutti i grammi precisi, perfetti, se vi può interessare, ma credo che per i bambini è una bella... cioè per cominciare a preparare le merendine per questi giorni che iniziano la scuola, magari uno fa una merenda sana il pomeriggio, la mattina la colazione, può portarla anche a scuola, no? Nello zainetto, come merendina per la ricreazione. Oh no, Anna Mazzè, la fai io dei tuoi nipotini? Sì, certo, è facilissima, guardate. Ecco, Magic Cooker dopo, cioè voi pensate adesso nel forno elettrico, io dovrei andare a metterla, accendere il forno, farlo riscaldare e poi inserire la ciambella. Io invece qua ho la pendola che è fredda, no? Adesso andiamo per gradi, che io poi mi dico un sacco di cose. Cioè, di scegliere il cervello. Allora, una bella sbattutina. Ok, mettiamo alla fine il nostro lievito pane angeli. Mettiamo due cucchiaini abbondanti, pure uno ci potrebbe bastare, però vabbè. E con Magic Cooker, anche chi dice io la ciambella non la so fare perché non mi viene, mi si abbassa, può stare veramente tranquillo, perché anche se non alziamo il coperchio, alla fine la ciambella viene benissimo e soprattutto rispetto al forno non si secca proprio, sono morbidissime, morbidissime, sofficissime, lo possono testimoniare chi già l'ha provata. E poi chi la proverà, mi raccomando, scrivetecelo pure, fate un bel post sul gruppo e diteci se abbiamo ragione, va bene? Però soprattutto con 20 minuti di gas a fiamma bassissima, nemmeno il fornello del caffè al minimo, proprio bassissima deve essere, meno del minimo, perché poi ognuno se la personalizza la sua fiamma, magari se è un po' più forte,
La devi mettere proprio tipo che sta quasi per spegnerlo il gas, no? Il fornello. Allora, ho messo la bustina. Ecco qui, questa è la pentola. Ve la ripeto, la nostra perfetta 20 con il coperchio 21 e due rigettari a 49,90 €. Approfittate perché abbiamo pochissimi pezzi. E io vado a imburrare proprio con un po' di olio, cioè si poteva fare con la carta forno, si può utilizzare tranquillamente, scusate che prendo un po' di olio perché non l'ho dimenticato, si può utilizzare la carta forno, si può fare col burro. Io faccio proprio un sistema all'antica, con antico, all'antica, l'ho detto proprio alla Momanola, perdonatemi ma purtroppo ogni tanto ci sta. Olio e farina, perché molte volte uno si può, magari non si trova nemmeno il burro a casa, no? E io faccio proprio così, olio e farina, vedete? Olio e farina, una cremina, anche se le nostre pentole sono antiaderenti, quindi basterebbe pure un goccino di olio, giusto così, ma noi per sicurezza lo imburriamo bene bene, ok? È vero, i dolci vengono morbidissimi. Hai visto? Brava! La signora Rossella Maria. Un attimo che mi sciacquo la mano, perché purtroppo non so fare, se no con le mani tutte sporche. E voilà! Andiamo una bella, un'altra giratina. Ciambella, panni stelle, uova, zucchero, farina, biscotti sbriciolati. Si può mettere il latte, si può mettere un goccio di caffè, quello che volete. Comunque poi vi posto la mia ricetta che viene bene, almeno io l'ho provata tante volte e oggi ho deciso di realizzarla per voi. Ecco qua, vedete, proprio come se io stessi per andare nel forno, ma invece vado, eccola qua, aspettate che mi avvicino, vedete? Voilà! Io vado sul fornello perché, anzi, vi dico la verità, siccome ci vogliono 20 minuti, magari la diretta poi veniva un po' lunga, allora io l'ho già preparata e l'ho appena spenta mentre iniziava la diretta, quindi poi ve la faccio vedere perché l'ho fatta nella sorellina, nella perfetta, nella casseruola. Questo qui è il pendolino col manico, la stessa misura, ok? Che comunque ha il bordo tornito, i manici a discivolo, il fondo a induzione, sono uguali, però questa è quella in promozione. Io vado ad accendere la fiamma per 2 minuti alta, giusto per dargli quel calore che troverebbe se magari fosse il forno, no? Alexa, imposta timer 2 minuti. Connettermi a internet. Ah, ok. Presenta la sezione. Alexa, non lo vuole sapere. Si è bloccato? Vabbè, mi guardo un attimino qua, sono 15-17, ok? Allora, io metto 2 minuti a fiamma alta, giusto per far formare il calore, e poi l'abbasso per 20 minuti, 18 minuti, va? Perché 20 sono troppi, invece facciamo 17-18 minuti, poi uno la controlla. No, durante la cottura possiamo alzare il coperchio ogni volta che vogliamo, perché il dolce non si abbasserà mai, perché... non c'è lo sbalzo termico, perché il Magic Cooker, sapete che il nostro ottimizzatore ha il costante riciclo dell'aria e quindi non ha lo sbalzo termico e i dolci vengono benissimo, anche il panispagna che magari è difficoltoso, la gente dice no ma io non lo so fare, mi si abbassa, tranquilli, con Magic Cooker viene tutto perfetto, diventate dei cuochi eccezionali, quindi provate a credere. E niente, allora io vi stavo dicendo, avevo già preparato un attimino prima la mia torta per il fatto di fare un attimino prima, ok? Per non portarvi via troppo tempo, quindi un attimino che mi metto a posto, scusate un po' la farina è volata. E che è successo qui? Scusatemi, ecco qua, no, perché stavo vedendo lì sulla diretta, pensavo che fosse successo qualcosa. L'ho fatta io con lo spargifermo e viene al top, ok? 2 minuti sono passati, abbasso la fiamma per 18 minuti, quindi se la durate la diretta poi la chiudiamo, io alle 5:20 la spengo e poi vi posto la foto, ok? Intanto vi faccio vedere quella che avevo realizzato prima, vedete che pure è ancora calda, solo che prendo il manico economico così non mi brucio, vedete un attimino, poggio il coperchio qui, ok? Vedete? Questa era la ciambellina che avevo fatto un attimino prima, l'ho spenta prima della diretta. E
sempre una ciambella pandistelle che vado a guarnire. Prendiamo il piattino. Scusate che avevo preparato dei biscotti per... Allora, vedete? Vi faccio vedere come anche sopra, vedete? È tutto perfettamente cotto, morbidissimo. Stessi ingredienti, cioè proprio stessa misura, tutto uguale. Ok? La vado a riversare qui. Eccola qua. Questa è la ricetta, cioè, sono due uova e un tortino, però magari pensate se ne volete fare due, tre, di vari gusti, sono facilissimi, semplicissimi da fare, perfetti. E io qua la vado a guarnire con un pochino di Nutella, giusto perché per i bambini, non è che io me la mangio, non c'è mai. Me la mangio sì. Prendiamo un cucchiaino, lo spargiamola di Nutella. Proprio la Nutella, tanto la Nutella si sa che è Ferrero e basta. Cingiatassi, cosa vuoi? Dimmi, ho visto che ci sei. Sì, ragazzi, vi dico che è buonissima, poi morbidissima, cioè rimane per giorni, secondo me non ci rimango fino a stasera, però vabbè, facciamo finta che magari uno non la mangia tutta. Rimane morbidissima, morbidissima, tanto c'è qualcuno che già mi ha dato ragione. Leggera, leggera, sì, questa è leggera, ma sì, la potete fare con farina integrale, con qualsiasi cosa, però oggi abbiamo dovuto fare questa qui per i bambini. Aspettate che prendo un coltello, dovevo sciogliere un pochino la Nutella, ma non l'ho fatto, scusatemi. Voilà, quindi in 20 minuti facciamo un dolcino fantastico senza accendere il forno e senza nulla togliere al forno, ok? Perché possiamo fare qualsiasi dimensione. Ma io ho fatto, ci mettiamo anche dei biscottini giusto per richiamare il fatto del, li metto così, ma io non sono brava come le pasticcere a fare le torte, però vabbè, yeah, mi arrangio. Mio figlio dice che gli piacciono più le mie che quelle della pasticceria, quindi vorrà dire che sono buone, vedete? Quindi tortina pandistelle in 20 minuti di fiamma bassissima, bassissima, con il nostro ottimizzatore, quindi ognuno può fare la sua torta, dice Emanuela Serra, perfetta, veloce veloce, sì velocissima. Ma pure se uno ti chiama per esempio il pomeriggio e dice guarda oggi mi vengo a prendere il caffè, fai subito, magari uno può dire, basta che ha due uova. Ah, vabbè, questo possono fare senza uova, senza... Pensate che l'altra volta avevo fatto il tiramisù, visto il bianco io non lo uso, no? L'albume d'uovo, e l'ho fatta solo con gli albumi, solitamente magari più delicata, si può abbassare, pensano. Niente, ragazzi, con Magic Cook non succede niente. Quindi potete realizzare tutto quello che volete in pochissimo tempo, risparmiando sulla bolletta del gas, della luce, e tutto. Quindi senza almeno bisogno di mangiare, vabbè, un pochino per fare la dieta ce lo dobbiamo levare, però magari mangiare sano, e solo con Magic Cook lo potete fare, ragazzi, credetemi, perché la frittura, l'effetto forno, la cottura della pasta, tutto si può fare con il nostro ottimizzatore, oltre al fit forno, che magari uno vuole fare una cosa più, un lievitato più grande, più, non lo so, più alto, però una tortina normale, così semplice e morbida, che magari se volete la possiamo anche tagliare, così vi faccio vedere com'è morbida all'interno, ok? Bellissima e sicuramente buonissima. Sì, Anna, la puoi fare. È facile pure per te che sei complicata, che dici sempre che non ti vengono bene, e invece con Magic Cooker ti viene bene, vero? Aspettate che prendo anche un piattino, perdonatemi se non l'avevo preparato. Guardate, aspettate che voilà, e mi avvicino per farvi vedere la morbidezza, poi mi avvicino pure per farvi vedere se dove siete. Aspettate, mi devo pure regolare, che non ci capisco niente queste cose, però vabbè, ci ho provato. Vedete? C'è due uova, pochissimi ingredienti, la potete fare anche di quattro uova in un'altra, però oggi siccome abbiamo questa promozione della nostra casseruola 20 in offerta, che vi assicuro che è ottima per fare i primi, per fare
le fritture, i risotti, la carne, il sugo, la minestra, quello che volete, e anche per fare un dolcino. È simpaticissima, è fortissima, ok? Quindi acquistate Magic Cooker, mi raccomando, vi ripeto la promozione. Ah, non vi ho detto che il bordo della nostra casseruola è tornito, perché la mia è il vecchio modello, e questo evita, appoggiando il coperchio, di graffiarsi, quindi sono eterne. Cioè, usiamo dei mestoli in silicone, in legno, per evitare che si graffino, perché ha gli aderenti, però è sabbiata tante volte, quindi sono tenute bene, sono eccezionali, durano a vita, ok? Quindi che vi dico più? Sono spettacolari. Ah, ho detto palma, non sapevo cosa voleva dire. Vediamo che succede alla ciambellina. Di solito se uno apre il forno, come vi dicevo prima, succede la fine del mondo, invece qua non succede niente. Anzi, se mi faccio vedere, non lo so se combino qualche guaio, però ve la faccio vedere da vicino, nel senso che si sta cominciando già ad alzare. Raga, vedete, già dai lati, non so se riuscite a vedere, dai lati è eccezionale. Se avrei aperto il forno a questo orario, bello, la potevo buttare. Invece noi con Magic Cooker non abbiamo nessuno sbalzo termico, quindi possiamo aprire ogni volta che vogliamo la pentola. Quindi devo mettere lo spargifiamma. Allora, io non lo uso lo spargifiamma, perché il mio gas è moscio come a me. No, perché io ho il fornello normale, non lo uso, perché poi comunque c'è il fondo, c'è il fondo con una bella piastra, c'è uno spessore di 5 mm, spessore di 5 mm e 4 mm, quindi è bello pesante, non sono delle pendole sottili sottili. Magari se uno va a utilizzare una pendola antiaderente, magari che ognuno di noi ha a casa, allora che se è sottile, giustamente ci usa lo spargifiamma per evitare che si può bruciare sotto. Ma io faccio 2 minuti a fiamma alta e 15-16 minuti a fiamma bassissima, e la ciambella e il tortino di qualsiasi gusto viene perfetto, veramente. Faccio la dose di 2 uova, ovviamente, perché si potrebbe fare anche di 3, perché sono molto alti. L'ho fatta solamente di 2, ho sbagliato, potevo farla di 3. La prossima volta la farò di 3 e poi vi farò vedere, va bene? Vediamo se c'è qualche domanda. Sì, è venuta buonissima Maria, Rosalia. E niente, quindi vi ripeto la promozione perché si è collegata ora. Abbiamo la nostra casseruola 20 con il coperchio 21, si chiama Perfetta, il nome veramente azzeccatissimo, perché ha i manici antiscivolo, il fondo a induzione, ma funziona anche sul gas normale, e abbiamo il bordo tornito per evitare che il coperchio poggiando si possa graffiare. E quindi abbiamo due ricettari, uno dei dolci e un altro delle ricette di Marco, che sono veramente eccezionali. Questi ricettari vi danno degli spunti quando magari uno un'idea, una giornata così che non ha idee, magari apre il giornalino e può fare quello che vuole, va bene? Quindi ragazzi, io vi posso salutare così, perché magari un altro pochino ci vuole per la ciambella, però ve l'avevo preparata prima apposta per farvi vedere. Quindi ciambella pallistelle in 20 minuti, ma nemmeno, di fiamma bassissima, 2 alta e 16 bassissima, quasi spenta. Quindi provate il nostro ottimizzatore Magic Cooker, provate la nostra pendola Perfetta, perché è quasi arrivata al sgoccio, l'offerta è uscita lunedì, quindi penso che ci sono pochissimi pezzi a disposizione, e per qualsiasi cosa ci potete scrivere e contattare, perché noi siamo a vostra completa disposizione, va bene? Mi saluto. Allora, si possono utilizzare altri? Allora, io, Tiziana mi dice, si possono utilizzare altri biscotti? Sì, io ho utilizzato questi pannistelli, che cioè, se uno non vuole aggiungere del cacao, perché magari per i bambini, a volte mia figlia non mi piace molto, ma se no è ottima, ho utilizzato il pannistelle, però uno potrebbe utilizzare anche gli Oro Saiba, qualsiasi altro biscotto a disposizione, magari qualche biscotto alla mandorla, e la cambio, un po' di fantasia e tutto va bene, tranquilli, si può fare in qualsiasi modo. Va bene? Tortina, pandistelle, top. Hai visto, Cinzeolina? Vabbè, raga, dai.
Cioè, oggi avevo pensato di fare questo perché magari l'altro giorno abbiamo presentato con un primo, con la carne, dico oggi vediamo un attimino con la tortina perché magari me l'avevano anche chiesta l'altro giorno, dicevo come fai la tortina sul fuoco, ma non credo. Sì, sulla fiamma faccio la tortina in pochissimo tempo, ma ve l'ho detto. È spettacolare, morbida morbida, anche se adesso ancora è pure calda, quindi questo qua l'assaggio io per vedere. Ottima! Vedete, io lo rialzo, bella ciambella, poi ve la posto appena finisco, appena è cotta. Anzi, poi ve la riporto pure, vedete? È sempre alta e non c'è problema. Non vi so lasciare mo così, capito? Vedete, è sempre alta, buona, brava, Magic Cooker, sì, il forno lo uso più, non lo uso più e via. Infatti, il forno veramente. Ma pure perché cosa? Per esempio facciamo le patate al forno? Nel forno non cuociono mai queste patate. Cioè, ma veramente. Lui, ma pure un quarto d'ora, ma vengono delle patate croccanti fuori e morbide dentro, ma eccezionali le patate al forno. Ragazzi, il forno, tu dentro. Anzi, mo io prima o poi ci farò uno sportello di normale per fare proprio una credenza, perché proprio veramente non lo utilizzo più. Ormai sono 7 anni che non lo utilizzo più e più vado avanti più non lo utilizzo. Non mi manca proprio il forno, perché cioè, con le Magic Cooker vengono più morbide le cose, anche se croccanti, ma vengono più umide, quindi è perfetto mangiare con Magic Cooker, va bene? Quindi oltre al risparmio, cioè che è una cosa fondamentale al mondo di oggi, risparmio energetico sul gas, sull'energia elettrica, e mangiamo in salute, perché giustamente mangiamo in modo salutare, perché è la cosa più importante, va bene? Io vi saluto e vi posto subito come finisco di cuocerla, perché Alexa è morta, con me non funziona, non so perché, devo imparare anche il linguaggio con Alexa, perdonatemi, ma purtroppo sono un po' arretrata, e poi ve la posto, va bene? Ciao e grazie a tutti per avermi seguito, scusate qualche gaffe. Ciao!